Coach, tre volte siete riusciti a recuperare lo svantaggio, poi questo gol un po' sfortunato nel finale. Direi un po' più di sfortunato perché cioè, un gol del genere io non credo che vedremo il resto di questo campionato e poi neanche il prossimo. L'uomo era 4 metri dalla porta, quasi sulla linea rossa, e il terzino ha sbagliato il tiro, va a largo la porta e lui fa una deviazione che. Cosa vuoi che ti dica? Non so neanche com'è che va dentro, ma va dentro. C'è una cosa di sicuro, la squadra ha combattuto, come hai detto con la domanda, sempre giù in rete, siamo tornati in partita e ogni tempo abbiamo giocato meglio, dal primo, secondo e terzo, sempre meglio. Cioè, meritavamo, da vincere o almeno andare in overtime o rigori, sai, e dopo lì non si sa come vanno le cose, ma un punto minimo ci serviva, o non serviva, meritavamo. E dopo, sai, si vede subito, con i nostri tifosi, loro erano, abbiamo perso, erano più felici quasi che quando vinciamo. Allora vuol dire che loro erano molto contenti con la squadra e come abbiamo combattuto dall'inizio alla fine. Allora, cioè, una squadra non può fare più di quello. Cioè, si può vincere, però cioè, non è che non abbiamo dato tutto quello che avevamo. Di Vienna capolista, prima in classifica, ci vuole questo Bolzano anche contro le squadre un po' più piccole, tra virgolette, forse. Sì, sei molto d'accordo su quello, e quello era il discorso che ho fatto nel spogliatoio dopo la partita, che noi finora contro i grandi facciamo grandi partite. Purtroppo se giochiamo una grande partita, la partita successiva, cioè noi si cala il nostro gioco e quello ho parlato. Dopo la partita ho parlato anche ieri e l'altro ieri di questo. Queste sono cose che una grande squadra gioca uguale, non importa chi sono i loro avversari. Non è colpa di fortuna, non voglio dire l'altra parola, però noi contro i big giochiamo bene, non è una o due partite, ma è tutte le partite. E noi dobbiamo giocare come noi forse uno dei big. È giocare come devi giocare contro le squadre che sono al nostro livello, a farli vedere che noi siamo una squadra che può vincere contro i nostri avversari. Non dico, non sono, nessuno è più è inferiore, solo che dobbiamo giocare come giochiamo contro le grandi squadre. E così i risultati vengono.